Carissimi telespettatori, buongiorno a tutti. Tra pochissimo una nuova puntata di Fishing Room. Il mio ospite sarà Mauro Picavilla, un pescatore come noi, come voi, figlio del grande Claudio Villa. Vi aspettiamo tra pochissimo a Fishing Room. Mi raccomando, non cambiate canale, una puntata veramente speciale. A tra poco. Cari telespettatori, buongiorno, benvenuti a Fishing Room. Io sono in compagnia di Mauro Picavilla. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Figlio del grandissimo Claudio Villa, grazie di aver accettato il nostro invito, sono molto contenta di averti qui, veramente. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, Mauro, oggi conosceremo un po' di più Mauro e gli farò un'intervista serratissima, quindi 30 minuti, tutti per noi. Siamo pronti. Allora, Mauro, dove sei nato innanzitutto? A Roma. A Roma, e si sente. Sotto al Gianicolo. Sì, bell'accento, inconfondibile. Io ho detto Mauro Picavilla perché in realtà... Il nome di famiglia è Pica. Dopo la morte di mio padre, siccome Villa era il suo nome d'arte, ho chiesto di aggiungere al cognome di famiglia Pica Villa per una questione di ricordo, quindi tutta la trafila che c'era allora, il decreto del Presidente della Repubblica e quant'altro, ho aggiunto questa cosa, quindi mi chiamo Mauro Pica Villa. Io ti ringrazio tantissimo perché tra l'altro ci hai portato delle foto che poi guarderemo e commenteremo. Che non ha visto mai nessuno, sono proprio le foto, quindi come foto di famiglia. Inedite assolutamente, quindi restate con noi. Allora, professione. Mi occupo di turismo, sono il presidente dell'agenzia di viaggio della Confesercenti, quindi faccio incoming, porto i turisti stranieri a vedere il nostro bel paese e attualmente gestisco il nostro agriturismo situato a Podere San Francesco, io e mia moglie, e sul lago di Bolsena. Un posto meraviglioso, io tra l'altro ho registrato delle puntate e pieno di pescatori, all'interno del mio format Giro d'Italia, ridotto, sì, ed è un posto che mi ha colpito, non c'ero mai stato, un posto meraviglioso, quindi complimenti, bello, verrò a trovarti sicuramente. Bene. Ma tu come te la cavi con il canto? Allora, abbiamo saltato una generazione, sono veramente stonato, ha preso tutto mio padre, sono stonato come una campana, e invece mio figlio, che si chiama Claudio, ovviamente, giustamente, che purtroppo non ha conosciuto il nonno perché è nato un anno prima, un anno dopo la sua scomparsa, e invece mio figlio è veramente molto bravo, ha studiato il pianoforte, è veramente intonato e gli piace cantare, lui quando è nervoso, per rilassarsi e quant'altro, lo senti che canta ed ha veramente una bella, bella voce. Voce. Sì, sì. Quanti anni ha tuo figlio adesso? 27. 27. E si sta laureando, fra qualche mese si laurea. Allora, non canti bene, ma magari quando peschi o sotto la doccia canticchi qualcosa? Sotto la doccia sì, qualche volta, più che altro quando pesco no, perché sono anche un po' concentrato su quello che faccio e discuto con i pesci quando non abboccano, dico ma dove siete andati, no? Come tutti i pescatori, no? Certo. Ovviamente, e magari invece quando sto in motocicletta, col casco, infatti me l'avevi accennato, sì, sì. Una cantatina te la fai? Sì, soprattutto quando piove, che uno va un po' più piano e si mette si a canticchiare, assolutamente e... sì. Allora, Claudio Villa, che padre era? È difficile dire che padre è stato. Certo, come dire, nel periodo quando ero piccolo mio padre stava sempre in giro per il mondo, però nel momento quando poteva stava sempre insieme a me. E viceversa, quando c'erano le vacanze io andavo con lui e mi ha dato la possibilità di girare veramente mezzo mondo in una situazione anche veramente molto particolare, perché insomma le grandi capitali del mondo, i concerti, cioè vedere il mondo sotto un aspetto molto particolare. Mi ricordo le prime volte mi ha portato in Giappone negli anni 60, la prima cosa che ha fatto la sera arrivati dopo 25 ore di aereo, non è come adesso che sei 25 o 26 ore di aereo con quattro scali, arrivati
a Tokyo, siamo andati a cena e dico, una fame incredibile, e mi ha costretto a mangiare con gli asci, con i bastoncini, ho dovuto imparare, se no dice no, devi imparare a mangiare secondo la cultura locale, ed è giustissimo. Cioè, giustissimo. Devi per capire anche la cultura di un popolo. Ma quanti anni avevi tu quindi? Beh, negli anni 60 avrei avuto 12 anni, insomma. Esperienze indimenticabili. Sì, assolutamente molto bella. Poi in Russia, specialmente in quel periodo, dove devo dire, dove mio padre ha avuto... La prima volta che è andato a fare un concerto in Russia, questo lo dico perché forse molti non lo sanno, ha avuto un timore durante la prima canzone che ha fatto. Di solito è abituato, in Italia, nei paesi latini, insomma così, di un calore molto intenso, per cui magari dopo, alla prima interruzione del refrain, della canzone così, grandi applausi. Certo. O applausi anche prima che finisse la canzone. Certo. Invece, a metà della canzone ha sentito un silenzio totale. E finita la canzone, anche mentre stava finendo la canzone, sempre un silenzio totale. E dentro di sé mi ha confessato che ha avuto timore di fare un fiasco. Addirittura. Finita la canzone, l'ultima nota, è venuto giù il teatro. Perché hanno una cultura musicale diversa dalla nostra, cioè c'è un grande rispetto, vogliono ascoltare l'interpretazione fino alla fine e poi dare il loro giudizio. E questa è una chicca che forse anche questa nessuno sa. Allora, tu ci hai portato delle foto bellissime, delle foto inedite che nessuno ha mai visto. E allora, vediamo ad esempio la prima. Qui eri piccolissimo ed eri in mezzo a mamma e papà. Certo. Dove certo, eravate certo. Qua? Ma eravamo a Roma, avevamo casa vicino a Piazzale Ardeatino ed ero proprio piccolino, c'ero avuto un anno e qualche cosa, e stavano i miei genitori, a mio padre e mia madre, che è anche una persona, devo dire, famosa, perché è stata una bambina prodigio negli anni 20 e 30, perché doppiava Shirley Temple. La voce che sentite in televisione era la sua, poi ha doppiato le più grandi attrici americane, la Judy Garland, la Marilyn Monroe e quant'altro, quindi meraviglia. Fino a poco tempo fa. E poi vediamo invece una foto particolare, particolare perché sei accanto a tuo padre e siete in tenda. Ah, sì. Mio padre era così, doveva fare una trasmissione Los Amigos del Martes a Barcellona, e dice, sai che facciamo d'estate, così ci prendiamo una tenda e andiamo in campeggio. E siamo andati con la macchina, un macchinone, una Jaguar, così. Quindi con la Jaguar in tenda. E in tenda siamo andati, ma la cosa più bella è che nessuno di noi aveva mai montato una tenda in vita nostra, e la prima sera siamo arrivati di notte in un campeggio francese, e devo dire che è stato molto divertente perché l'abbiamo montata di notte con i fari della macchina, naturalmente tutta storta, poi eravamo stanchi, ci siamo buttati a dormire e poi com'era, il giorno dopo ci siamo accorti che era veramente tutta storta. E una cosa particolare che siamo andati, c'era ancora la dittatura con Franco in Spagna, e stavamo in questo campeggio, e mi ricordo che io dovevo rientrare presto la sera, perché siccome c'era una balera, che però non era un locale notturno, era un locale dove si ballava in questo campeggio, non facevano passare i minorenni. Quindi io dovevo rientrare presto, non potevo andare fuori, perché sennò non potevo rientrare a dormire, perché per rientrare la sera si doveva passare tramite questa sala da ballo e i bambini non li facevano entrare. Ma insomma, anche questi piccoli aneddoti di storia. Molto interessanti, molto carini. Allora, io vedo anche però un bellissimo bimbo il giorno della prima comunione su una barca. Eh certo, lì... Cosa ci facevi il giorno della prima comunione su una barca? Beh, che mio padre mi ha trasmesso le sue due passioni. Quel giorno le ha volute mettere insieme, però me ne ha trasmessa solo una. Lui aveva la passione del mare e della bicicletta. Tanto è vero che il giorno della comunione mi ha regalato una bicicletta da corsa.
e sono caduto subito in mezzo a un cespuglio e la bicicletta non è stata più fra le mie passioni. E poi il mare. A quel tempo a Fiumara Grande, che è il porto di Roma, è stato per anni il porto di Roma, credo che sia il più grande porto turistico d'Italia, e c'erano 7 imbarcazioni private. C'era qualche peschereccio, non c'era nulla di quello che c'è adesso, c'era soltanto un ex idroscalo dove ammaravano gli idrovolanti. Durante la guerra naturalmente c'erano questi capannoni in disuso e c'era una piccola darsena dove c'erano 7 barche. È lì che ho imparato a governare i motoscafi, le barche, anche le barche monomotori piuttosto grandi. C'era un pescatore, Andrea, che mi ha insegnato come fare, e mio padre il giorno della prima comunione, avevo avuto 8 anni, mi portò a bordo del suo primo motoscafo, che si chiamava Luna Rossa. Era un fuoribordo con 2 fuoribordi di 6 metri, piccolo semicabinato con 2 fuoribordo, e andammo, io stavo con la giacchettina ancora della prima comunione, con la cravatta, e mi portò a bordo alla guida di Luna Rossa. E lì scattò l'amore per il mare. Ma ti ritieni un uomo di mare? Assolutamente sì. Una delle poche cose che so fare è andare per mare. Certo, mare Mediterraneo, al di là degli stretti non sono mai andato, anche se mi ero sempre ripromesso, però per mare insomma ci sono andare abbastanza bene. Allora, ci hai portato anche una foto molto carina di qualche anno fa, in cui sei a Cala Galera, giusto? Sì, sì. Cala Galera con un amico. Con un amico che... Conti qualcosa di quella giornata? Beh, andavamo... Allora andavo a drifting per i tonnetti a settembre, ottobre, quando c'era il passaggio, fuori dall'Argentario, e andavamo a drifting e quel giorno abbiamo preso veramente... molti tonnetti e affittavamo casa a Porto Ercole e mi ricordo perché è una delle volte in cui la casa era diventata, cioè perché poi questi tonnetti non è che un po' li regalavamo, ma un po' li facevamo sott'olio, quindi bollire queste cose, potete immaginare la cucina che cosa poteva essere diventata, immaginiamo. Per fare poi il tonno sott'olio, ma che era veramente squisito. Cioè, è ottimo, anch'io l'ho fatto. A Capoverde, perché spesso vado e quindi puoi immaginare la casa che cosa diventa, insomma, molto buono, molto sì, molto buono. Allora, dove peschi di solito? Beh, attualmente sempre all'Argentario e sull'isola di Giannutri. Sì, qualche anno fa ho una piccola casetta a Giannutri e lì ho a Cala Maestra ho il mio gommone, ho il motoscafo che porto col carrello e lì ci facciamo delle belle pescate. Ma lì è importante, è vero, pescare, però è bello stare per mare, è bello stare per mare. Io riesco a pescare anche, stare in mare 10-12 ore, mi piace ormai fare la pesca a traina col vivo, lentamente, col motorino, si consuma poco, si inquina poco, si sta molto in mare e si gode la natura con dei tramonti meravigliosi, con l'isola di Montecristo sullo sfondo, è veramente molto bello. Poi se si pesca, bene, se non si pesca, hai passato sempre una magnifica giornata e come tutti i pescatori sanno, all'inizio rode un pochettino perché magari quello con la barca accanto tira su qualche cosa, come sempre, come capita, però capita anche il contrario, che tu porti a casa qualcosa e l'altro assolutamente no. Assolutamente, e la pesca è bello proprio per, è questo, proprio per questo, credo. È proprio per questo. Ma Mauro, che cosa ha di tanto speciale questo sport per te? Ma stai in mezzo ancora alla natura, riesci a stare in mezzo alla natura, devi capire come funzionano gli elementi, capire quando c'è il mare in scaduta, dove sono le correnti, il tempo come sarà, cioè riesce. Poi più ci vai e più riesci a acquisire quelle sensazioni che non riesci a trasmetterle, le senti dentro, che la giornata potrebbe essere favorevole, indipendentemente dal fatto se peschi o non peschi, lo cominci a sentire, non te lo spieghi. Certo. No? Perché vado a pescare lì? Ma perché secondo me
questa è una situazione favorevole per il vento, la corrente. Beh, molti parlano del senso dell'acqua. È il senso dell'acqua che non lo perdi. Se tu vai saltuaramente non riesci a chiudere, ma se tu cominci ad andarci per diversi giorni di seguito lo riacquisti. Come uno sa andare in bicicletta o sugli sci, non è che perde la capacità di andare, ci mette un pochettino a recuperarlo, ma quando recuperarlo riesci a essere tutt'uno con gli elementi che ti circondano. E questo è il bello. Poi se peschi, peschi, se non peschi, ha vinto il pesce. Prima mi dicevi però pesca anche come occasione per stare con gli altri, giusto? Assolutamente, assolutamente. Una delle cose più divertenti è d'inverno andare sulle nostre coste laziali, andare a Fragolini in barca con 3-4 amici, e lì c'è la competizione, lo sfottò di chi ne prende di più, di chi ne ha preso quello più grosso, di quello che ha preso più piccolo, e poi la sera si finisce con la zuppa di pesce, insomma, questa è la cosa, belli coperti con le cannette, ed è la cosa più divertente. Non c'è, per divertirsi non c'è bisogno del record, ho preso, certo, il pesce più grosso, ho preso i pesci tranti, non serve più niente, è stare insieme, ed è un'occasione per stare finalmente con gli amici, stare in mezzo agli elementi, stare in mare, è sempre bello. Assolutamente, sempre... assolutamente hai ragione, ma quindi la domanda mi sorge spontanea, tu cucini bene o? Allora, no, io non cucino bene. Allora, il pesce quando è possibile, dentice, ricciola, queste cose qua, ma anche barracuda, lo mangio crudo. Mi piace mangiarlo, lo mangio crudo, lo sfiletto, lo preparo io, ma è una preparazione anche abbastanza semplice. In cucina non sono capace, a quel punto ci sono gli amici o le amiche che li chiamo e dividiamo il pescato, però dice io lavo i piatti, se volete, però cucinare voi. Quindi tu sei l'addetto a lavare i piatti. Assolutamente. Allora, io ho visto una foto particolarmente bella tua, e tu hai di una ricciola, ecco, i nostri telespettatori la stanno vedendo, dove ti trovavi, ci racconti qualcosa di quella giornata? Beh, lì a Cala Spalmatoio, sempre a Giannuti, sempre in aree consentite, e lì quel giorno dovevo andare a pesca con mia moglie e mi dice no, oggi questa sera non mi va, vai tu, e sono andato da solo e abbiamo avuto questo scontro con questa ricciola che è durato circa una mezz'ora, perché poi governare col pesce che non è proprio particolarmente d'accordo di venire in barca con te, però è stato molto bello, e credo che sia la cosa più bella del mondo essere da soli in barca e combattere con un grosso pesce a uno, puoi vincere tu, puoi vincere lui, con una attrezzatura sempre molto al massimo 20-30 libbre, non di più, perché poi devi dare la chance anche al pesce di rompere. Quante volte ha rotto, specialmente identici, no? Ci sta tutto, sia perché è più bravo il pesce, sia perché poi fai un errore tu nel momento che stai ferrando, insomma. Quindi la cosa più bella è anche stare da soli. Dice, ma sei solitario? No, è un fatto di vivere in mare in un certo modo. Ci sono alcuni momenti in cui è bello stare in tanti, in barca, appunto, come dicevo, anche con lo sfottò chi prende più, è bello anche confrontarsi da soli con pesci di taglia e vedere chi ce la fa. E tua moglie ti accompagna qualche volta a pescare? Sì, 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 la mia prima ricciola l'ho presa con lei, con una Canadian di 4 metri, 3 metri e 70, un motorino da 4 cavalli, eravamo io e lei, era una giornata piuttosto impegnativa col mare, la Canadian è molto leggera, quindi ballavamo tutte le parti, però insomma abbiamo portato una ricciola di 6-7 kg ed è stata la mia prima ricciola, siamo molto divertiti. Allora, so che tu. Lei portava, lei stava al motore, io mi arrabbiavo a destra, a sinistra. A sinistra. Come sempre, però insomma l'abbiamo portata a casa. Allora, io so che tuo figlio non pesca, no. Però c'è un aneddoto che mi hai raccontato, molto molto carino e curioso, sì. Che deve essere raccontato ai nostri telespettatori, sì, sì, sì. E che lo riguarda da sì, vicino. Sì, sì, sì. Avevo un open
con una piccola cabina. Prova, mio figlio avrà avuto, credo, è nato a settembre, credo che ha avuto veramente, erano pochi mesi, e facevo, allora facevo sempre pesca di superficie, traina veloce, attonnetti e quant'altro. Con questo barca di 7 metri, lui, spesso lo mettevo nella cabinetta di prua a dormire. Lui si metteva lì e dormiva tranquillo, coccolato da leone e quant'altro. Una volta stavo con le lenze in mare, quindi veloci, erano 4-5 lenze, e avevo mio figlio in braccio, così, perché ovviamente mi faceva piacere. E a un certo punto la lenza ha pensato di partire. Partito il cicalino forte, forte, c'era mia moglie accanto, praticamente l'altro gliel'ho tirato e sono andato a recuperare. E poi il pesce come l'hai catturato? Sì, ok. Assolutamente l'abbiamo preso. E poi però purtroppo ho portato mio figlio, quando era più grande, l'ho portato sempre su una barca, e lì purtroppo gli ho fatto passare la voglia di pescare, perché l'ho tenuto 10 ore, mi diceva: "Va, guarda, mi fa male il mare, non si sentiva bene quel giorno" e quant'altro. E purtroppo non, sono quelle cose che scattano, che certo, di devozione, certo, alla pesca. Insomma, ecco, vabbè, comunque non è andata così, ma insomma. Allora, la preda penserò che ti nipoti fa sognare, che fa sognare Mauro, qual è? È sempre quella, è la prossima, è quella successiva, non è quella passata. Quella passata è quella prossima, quella che dice: "Che cosa prenderò?" Ogni volta che esci in mare sogni di prendere qualche cosa, qualsiasi cosa, ed è sempre quella successiva, insomma, che ti dà soddisfazione. C'è un posto al mondo in cui vorresti andare proprio per pescare? Ma... io non ho girato il mondo per andare alla ricerca del pesce. Ho girato il mondo, quando ho girato non sono andato mai a pescare, perché, ripeto, a me è sufficiente questo rapporto col mare, con la mia barca, e con i posti che conosco, con gli amici, questa è una cosa. Quindi non ho mai questa cosa. Se uno sogna ogni tanto... ma no, neanche, uno pensava a queste cose, ai pesci vela, al merling, però adesso è veramente per turisti, non fai nulla, ti danno solo la... cioè ci sono tutti questi che in barca, certo, ti fanno le cose, e me l'ha raccontato mio figlio, ecco, me l'ha detto: "Ci sai, papà, sono andato a pesca in Kenya, sì, al merling, credo, però hanno fatto tutto gli altri. Hanno fatto questo giro, gli hanno dato in mano il mulinello, che praticamente è un argano, e poi l'ha catturato su senza fare nulla, praticamente. Questo, e credo che ormai per turismi sia un po' così, insomma, ecco. Però non ho mai trovato questo entusiasmo di andare, mentre altri amici mi raccontavano che andavano spesso a pescare. Frequentavo anni fa Aldo Longobardi, che era un grande pescatore, lui si segnava tutte le prede, le cose, ha girato il mondo così. Io non lo faccio, solo nei nostri mari. Allora, riesci a pescare spesso? Purtroppo sempre un po' meno. Adesso spero di recuperare. Negli ultimi un anno o due il lavoro mi ha impegnato molto, come credo tutti gli italiani, e mi ha dato meno possibilità di avere tempo. Adesso cercherò di recuperare il tempo perduto, naturalmente. Purtroppo il mio tempo è scaduto, la puntata di Fishing Room sta per terminare. Io ringrazio enormemente, davvero enormemente, Mauro Picavilla, grazie per essere stato qui con noi, veramente col cuore, grazie di tutto quello che ci hai fatto vedere, foto, racconti, aneddoti. E questa volta la puntata di Fishing Room chiuderà in modo molto speciale, perché si accompagnerà alla straordinaria voce di Claudio Villa con la canzone L'alba sul mare. Vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di Fishing Room. Grazie a tutti e rispettate il mare e i suoi abitanti. Grazie a voi, arrivederci, ciao. Thank you.
distesa del mar, scintilla di mille colori, è l'alba che torna a portar il saluto alla vita e all'amore. E mentre la volta del ciel s'ammanta d'un candido vel, l'onda placida lieve mormora la più bella canzone del mar. L'alba sul mare lieta ritorna e s'imporpora, e il marinar canta con voce nostalgica fra pensiero ad un angelo e sopra l'onde che passano sogna ancor la poesia del mare.